Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono reduce da una pedalata in bicicletta, quindi ho ancora la mise sportiva, ma avevo voglia di girare un video haul degli acquisti di fine estate. C'erano gli ultimi saldi, ne ho approfittato per la serie Sì, consumismo rotta di collo. Ebbene sì, adoro fare shopping, adoro il consumismo, viva il consumismo. Intanto c'è anche Lizzy in sottofondo che sta dicendo la sua. Benissimo, non perdiamo tempo, vi faccio vedere i miei acquisti. Questo non è un acquisto, bensì un regalo di Marco, ossia il ragazzo con cui faccio le esplorazioni urbane, mi ha costruito questo marchingegno per tenere meglio la fotocamera e la torcia. Quindi avvito qua la fotocamera e inserisco qui la torcia, è comodissimo, leggerissimo e le riprese vengono molto meglio. Poi avevo voglia di un bel paio di occhiali da sole, anzi due paia, visto che c'erano i saldi, ne ho approfittato. Questo mi è arrivato proprio stamattina e sono gli occhiali di Gucci, sono fantastici. Questo rosa con i glitter mi ha fatto letteralmente impazzire. Al centro commerciale di Arese non erano in saldo, io ho mosso mari e monti per trovarli in sconto e ci sono riuscita. Poi quest'altro paio di Roberto Cavalli, questo era scontato quindi l'ho preso subito così. Ebbene sì, adoro gli occhiali grandi, mi piacciono gli occhiali grandi, vistosi, che si notano. Sul sito della Levis c'erano ancora gli sconti, ci sono ancora, dovrebbero esserci, però direi basta. E ho comprato questa giacca in nero grigio scuro, giacca di jeans scura che non avevo, quindi l'ho comprata insieme ai jeans della stessa tonalità. Sono i 714 straight e io calzo la 29, ossia una 44. Sono andata in un negozio del mio paese che faceva gli sconti e ho comprato questo vestito della Match Money con la cerniera sul davanti e la cintura che si lega dietro. Molto molto carino, l'ho pagato poco più di 30 euro, ne ho subito approfittato, anche perché questo marchio è made in Italy, è fatto bene, ho qualche capo della Match Money ed è buono. Infatti io, se posso, evito di comprare abiti dai cinesi o che altro, anche perché sono convinta che ci sono marchi italiani di tutto rispetto che hanno prezzi veramente concorrenziali, quindi non serve andare dai cinesi dove gli abiti sanno sempre di naftalina o qualche materiale di dubbia provenienza, quindi preferisco evitare, anche perché anni fa una ragazza che veniva in palestra con me ha voluto comprarsi una maglietta dei cinesi. Gli è venuta un'irritazione sulla pelle che pareva avesse la scabbia, quindi ho preferito. Da lì ho detto basta, basta, no, 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 abiti cinesi anche no. Domenica poi sono andata da Decathlon e ho comprato dei pantaloncini per andare in bici. Sì, ebbene sì, adoro andare in bici. Qua. Pagati tra l'altro poco, questo è un altro paio. Poi sono andata da Guess che aveva il 60% di sconto e ho comprato questo top da mettere sotto le camicette trasparenti, molto versatile. Sono andata da Pellizzari al centro commerciale di Arese e, visto che hanno il campionario delle nuove collezioni scontato al 40%, ho dato un occhio e ho trovato questo maglioncino della Molly Bracken.
Mi piace molto, stampa nordica, maglioncino semplice. Bello, bello, mi piace tanto. Infatti c'è anche qua la foto della modella per far vedere che appunto è un campionario. È bello quel negozio, il Pellizzari, perché ha comunque sempre il campionario che vende, quindi si possono fare davvero ottimi affari. Posso andare ad Arese senza passare da Primark? Ovvio che no, e anche qua ne ho approfittato, ho preso qualcosina. Preso questa pochette, tanto per cambiare, conterò le pochette, magari faccio un video dove ve le faccio vedere tutte. Poi delle cose che ho comprato per Clara di Aspettando il Postino, quindi non le faccio vedere, le farà vedere lei nel video swap di Natale. Infatti abbiamo deciso di fare un mega swap natalizio con un sacco di pezzi e quindi mi sto già portando avanti. Ho preso delle cose per lei, rimangono qua, sono una sorpresa per lei, quindi top secret. Da Marzorati a Saronno ho preso invece questa polo della Fred Perry con le rose. È un'edizione speciale di Amy Winehouse. Infatti, i capi Fred Perry di questa collezione hanno come dettaglio questi due cuoricini sulla spalla sinistra, perché appunto erano i tatuaggi che aveva la compianta cantante. Bene, lo shopping di fine estate è terminato. Ho preso molte meno cose rispetto a prima, anche perché comunque ho praticamente di tutto. Credo che farò un altro haul con i saldi, oppure se in questi mesi farò qualche viaggio, ma non credo. Quindi ci vediamo al prossimo video. A presto!